Ma l'episodio del rigore, sicuramente avendolo già rivisto, lascia molti dubbi, per usare è un eufemismo, è un po' il modo di dirigere della terna arbitrale che ci lascia l'amaro in bocca. Intanto voglio fare un plauso alla squadra che ha disputato sicuramente una grande partita in un campo difficile contro una delle squadre più forti di questo girone, a mio modo di vedere, mettendola in seria difficoltà. Però vedere degli episodi come quelli voi chiaramente non avete potuto sentire, ma non voglio dire neanche chi, perché il ragazzo del Pescara ha sbagliato a usare quelle parole, quelle frasi nei confronti del nostro mister, ma l'arbitro che stava a neanche mezzo metro vicino all'assistente al quarto uomo, che hanno fatto finta di non sentire delle frasi minacciose di stampo mafioso, sinceramente lasciano. Me lo tengo per me, chi ha visto e chi ha sentito lo sa, compreso l'arbitro, compresi tutti quanti i membri della Procura federale, i delegati. Quindi vediamo se scriveranno qualcosa, perché è un episodio veramente brutto. Poi in settimana, subito dopo che è stato fiscato la fine del primo tempo. Sì, e poi ma scriverò agli organi competenti in settimana, perché sono cose che non si possono vedere su un campo da calcio, né si possono sentire soprattutto. E per quanto riguarda la partita, sì, voglio parlare di quello che ha fatto la Fermana, perché secondo me ha disputato una grande gara che ci deve fare essere orgogliosi della prova dei ragazzi, e dobbiamo tenere alto il morale e la tensione agonistica in vista della partita di martedì contro la Lucchese, che per noi è una partita importante. E adesso dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla partita di martedì sera, perché è una gara fondamentale per il nostro cammino. Dobbiamo affrontarla come abbiamo affrontato oggi il Pescara, senza alcun timore reverenziale e senza alcuna paura, perché credo che se primo tempo avessimo fatto un gol non avrebbe potuto dire niente a nessuno. Poi la partita si sarebbe messa sicuramente su binari differenti, però questo è il bello e il brutto del calcio. Per noi oggi è stata la pagina brutta, la voltiamo subito e pensiamo alla partita contro la Lucchese di martedì. Sì, clamorose, ma infatti la colpa è la nostra che non l'abbiamo sfruttata. Il rammarico è per quello, perché, ripeto, quello che ho detto poco fa, credo che se avessimo fatto almeno un gol il primo tempo non ci sarebbe stato nulla da dire, però dobbiamo lavorare su quelli che sono stati i nostri errori, perché occasioni del genere bisogna concretizzarle. E poi è chiaro che ci auguriamo che gli arbitri non sbaglino, però siccome dopo così poche partite già è successo tante volte, al nostro svantaggio è giusto anche con la massima educazione e il massimo rispetto dirle le cose e farle presente, perché non bisogna, secondo il mio modo di vedere, il mio modo di pensare, tacere di fronte a queste cose. Ma come spesso succede nel calcio, evidentemente le cose prima non hanno funzionato per il verso giusto. Dalle dimissioni di Domizzi e all'avvento di Mister Riolfo, sicuramente la squadra è più convinta nei propri mezzi e affronta le partite come deve affrontarle una squadra provinciale, come si diceva un tempo, che deve pensare a salvarsi e a mantenere la categoria. Quindi credo che sia l'atteggiamento giusto, che ci fa ben sperare da qui per il proseguo del campionato. Sì. Beh, sicuramente sono due squadre completamente differenti. Il Siena è una squadra che è stata ripescata dalla Serie D, che ha costruito un organico importante per la categoria, è stata inoltrata. E Pescara ha un organico invece che comunque, nonostante una retrocessione dalla Serie B, vanta dei giocatori importanti, sia di categoria superiore, ma sono stati presi dal mio amico Matteassi, anche dei giocatori molto forti per la categoria, De Marchi su tutti, secondo il mio modo di vedere, che è un attaccante che magari non conoscevano molto bene gli addetti ai lavori di Pescara, perché non ha mai fatto campionati in categorie superiori, però è un giocatore veramente importante. Noi l'abbiamo affrontato molte volte in queste 4 stagioni che abbiamo fatto in Serie C, peraltro ci ha quasi sempre segnato, quindi. Ma non solo, adesso De Marchi è il primo che mi è venuto in mente, però insomma credo che ci sia della differenza importante come organico tra
Pescara e Siena, se volete un paragone con il Siena, che comunque, soprattutto secondo il mio modo di vedere, in attacco dei giocatori importanti.